Qua. Andiamo a rubare un pezzettino di intervista che sta facendo la Beautiful Curvy, che è un sito che si occupa di persone taglie morbide, insomma, e è venuto a fare un'intervista alla Mary. Andiamo a vedere cosa sta facendo, però non diciamo niente a nessuno. Ciao Paola, ciao. Fregata. Attenzione, attenzione, che siamo già arrivati in onda qua. Facciamo un giro lungo. Facciamo una. Ok. Andiamo a vedere. Non diciamo niente a nessuno. E vediamo. Qua, guarda, sta succedendo. Allora, ciao Mary, è un piacere essere qui nel tuo splendido negozio. È un piacere mio averti qua, un onore anzi direi. Vorremmo parlare un po' di te, della tua esperienza, della tua passione, sì, e del motivo per cui hai aperto questo tipo di negozio. Raccontaci un po' di te, della tua esperienza. Beh, allora, il mio negozio sono... Diciamo che questa esperienza dura ormai da 25 anni, perché effettivamente il negozio c'è da 15 anni, ma io già da ragazzina avevo questa voglia di rendere giustizia, insomma, alle curve, perché... Ottimo obiettivo. Sì, è perché io ero e sono ancora un po' curvi, è vero, però ero una curvi molto importante, insomma, mi portavo i miei 90 kg a 24 anni e non era carino entrare nei negozi e sentirsi trattato come se fossi un UFO, un marziano. Anzi, sono uscita piangendo varie volte dai negozi, per cui a questo punto mi sono detta, perché star qui a soffrire quando mi disegno i capi e provo veramente a vedere di rendere onore, giustizia a queste persone, perché comunque noi a 24 anni ci possiamo mettere il taglio di mia nonna e vestirmi, castrarmi invece di rendermi sempre più femminile e dare veramente la forza che ogni donna deve avere quando si veste, perché secondo me sono punti di forza. Quindi la tua forza è essere complice delle tue clienti e renderle soddisfatte e più donne e più femminili quando escono da questo negozio. Certo, certo, io diciamo il mio sogno è che tutti i giorni lo esaudisco, devo dire la verità, e vedere le mie clienti entrare magari un po' incazzate, un po' arrabbiate con se stesse perché non si piacciono, perché non sono apprezzate, e vederle uscire col sorriso, magari con una lacrima di felicità, per me è la miglior, come si dice, miglior regalo che possa avere nella mia giornata, e la soddisfazione, ecco, di ogni giorno è proprio questa. E se ti chiedessi che tipo di clientela hai, quale tipo di donna hai, di quale età, di quale nazionalità? Ma che cosa posso mi dire? Allora, la nazionalità, ovviamente, trovandomi a Travedona Monate, che è un paesino sulla ridente laghetto di Monate, quindi vicino al Lago Maggiore, l'80% del mio cliente è un cliente italiano. Però lavoriamo bene anche con i clienti stranieri. E la mia, non ti posso dire che un'età, io ti direi una bugia, perché in realtà io ho clienti da 13 anni, cioè che hanno 13 anni, ragazzi e ragazze, fino ad arrivare a 85, l'ultima che ho vestito forse di settimana scorsa, a 91 anni. E comunque, questo è bellissimo, sì, cioè, sì, sì, okay, accontentare. Sì, sì. Abbiamo rubato l'intervista. E quindi a questo punto ti dico... Andate a vedere il pezzettino poi, quello che manca sul sito.